Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video e quest'oggi sono qua per rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram. Quindi prima che inizi il video, se ancora non mi seguite su Instagram, iniziate subito a farlo perché potreste appunto farmi qualche domanda e ricevere risposta direttamente in un mio video, proprio come in questo caso. Oggi siamo qui nel mio prato bellissimo, non siamo in moto ma siamo fermi, siamo sulle mie due gambe con dietro la telecamera la mia ragazza. Quindi direi di non sprecare altro tempo, anche perché il video sarà veramente veramente lungo, da rispondere a tantissime domande, e di iniziare subito con la prima, che devo ancora aprire tutto. Allora, la prima domanda è: da quanto tempo stai insieme alla tua ragazza e come vi siete conosciuti? Allora, sto insieme alla mia ragazza da ormai, questo è il quarto anno, e ci siamo conosciuti 6 anni fa quando io andavo in prima superiore e anche lei, andavamo nella stessa classe. Quindi ci siamo conosciuti in prima superiore tra i banchi di scuola. Da cosa è nata la passione per le moto? Allora, effettivamente non lo so neanche io, perché mio papà non va in moto, mia mamma non va in moto, l'unico che va in moto è mio zio. Non so se sia stata trasmessa. Quando ero piccolo mi piacevano veramente tantissimo le bici, e poi tra gli amici sono arrivate le prime pit bike, le prime moto e i primi mezzi, diciamo, e lì diciamo che la mia passione si è ancora più alzata. Poi da quando appunto ho avuto la moto è andata proprio... È andata proprio a farsi fottere la mia vita in mezzo alle moto. Qualche spoiler della C100. Allora, C100, vorrei darvi qualche spoiler, anzi avrei già voluto farvela vedere completa, ma non posso perché effettivamente non l'ho vista ancora io. È ancora nel limbo di questo progetto, anche perché come qualsiasi mio progetto ci sono sempre dei problemi. Andare a un raduno, allora, non è una vera e propria domanda, però sono sicuro che quest'estate, dato anche l'arrivo del mezzo nuovo, andrò a tantissimi raduni, anche abbastanza lontani da casa, dato che avrò comunque un po' più di cavalli sotto il culo e potrò viaggiare un pochino di più. Ma perché non fai tornare il booster ora che gli hai fatto il blocco nuovo? Allora, questa è una bella domanda, perché innanzitutto potrei rinnamorarmene e quindi non venderlo più, ma soprattutto perché adesso in questo momento è senza targa, l'ho già sospesa, e quindi utilizzarlo sarebbe come il CRF, illegale e tutto il resto. Sarebbe molto figo, anche perché so che è molto divertente. Ovviamente quando ho finito di montare il motore l'ho provato e mi sono divertito tantissimo. Però ovviamente scannare una moto prima di venderla non mi sembra il caso, sarebbe tra virgolette una truffa per la persona che la va a comprare. Però se da qui nel giro di un anno non riuscissi a venderlo, sicuramente qualche progetto ne uscirà. Prossima moto sarà un 50? Assolutamente no. Basta 50, anche perché mi sono veramente rotto le palle di mettere mano su queste moto. Voglio una moto che prendo e posso subito utilizzare, ma soprattutto che non devo andarci a mettere cilindri e tutto il resto per farla andare un po' più forte, ma che già vada forte di suo. Quanto hai speso per tutte le modifiche dell'HM? Allora, di motore secondo me siamo in circa i 1200 euro. Ho speso 600 euro per un blocco completo, ovvero il primo blocco completo. Poi ho comprato vari cilindri, mi sembra 6 cilindri, tra cui top nero, MHR, il 50 originale, il DR, il top viola e il top 7 travasi, quindi siamo a 7 cilindri. Per le modifiche estetiche invece sono state moltissime collaborazioni, aziende che tra l'altro ringrazio ancora, come Gorilla, come DT Garage, come Camoletto Racing, come SMV Project, ma comunque anche lì diciamo che ho speso secondo me sui 400 euro di modifiche estetiche. Ovviamente contando anche il prezzo della moto, magari secondo me un 3000 euro ce l'ho spesi. Ti sei mai schienato? Allora, non so se tu guardi i miei video, ma basta che apri il mio profilo e ne vedi tantissime. Come andavi a scuola? Hai mai litigato con qualcuno? Assolutamente sì. Allora, a scuola diciamo che alle medie ero molto un galletto, cioè me la prendevo con chiunque e cercavo sempre qualcosa di figo da fare, no? Il classico, non dico bulletto, però lasciavo in pace gli altri, ma rompevo il cazzo a qualcuno, magari anche di più grosso, così me ne andavo a cercare. Poi alle superiori mi sono svegliato un attimino, andavo veramente male, perché io ho fatto l'alberghiera i primi 2 anni, poi sono stato bocciato e ho cambiato scuola. Ero stato bocciato con 12 materie sotto e in totale ce n'erano 14, quindi ero veramente un asino. Poi ho fatto il meccanico, tornitore, fresatore, comunque meccanico di azienda, diciamo, e lì invece sono andato un po' meglio. Ti diverti di più in scooter o con l'HM? Allora, ti dico che in questo momento mi diverto di più con l'HM, perché sto imparando cose nuove, mentre col booster so già far tutto. Ovviamente se tu prendi questi due mezzi, li provi, dici minchia, è molto più divertente il booster, anche perché devi fare meno cose, devi pensare meno cose, il cambio e tutto il resto non ha molto senso. Però ti dico, è così, io principalmente mi diverto di più con l'HM. Farai qualche altro progetto su YouTube con il booster? Come già detto prima, probabilmente se non riuscirò a venderlo nel giro di quest'anno, probabilmente sì. Prenderesti mai un Fantic? Allora, non è la mia scelta principale, però ho sentito molti parlarne molto bene, quindi penso che se volessi scegliere una motina carina, comunque un Fantic sarebbe un pensiero. Prenderesti un 125 quattro tempi? Allora ti dico, se dovevo scegliere prima di prendere l'HM, ti dico di sì.
Se invece ti dicessi adesso, no, non prenderei un 125 in 4 tempi, anche perché sicuramente andrà più o meno quasi quanto l'HM. Test ride di un TM125, c'è già sul canale, anzi bene, ce ne sono due, una carburatore e una iniezione. Ti farai mai fermare dalla polizia? Non è il mio intento sinceramente farmi fermare, anche perché non è mai bello quando ti fermano, però non... cercherò di non farmi fermare. O meglio, se devo mi fermo, cioè se mi spalettano mi fermo. Non è che scappo, però volontariamente non credo proprio. Moto di sogni. Allora, se vi dicessi la mia moto di sogni, vi direi la moto che sta per arrivare. Quindi zitto e aspettate qualche video che... La tua futura moto sarà un motard? E se sì, due tempi o quattro tempi? Allora, anche qua sto zitto perché ne parleremo a fine video, quindi arrivate fino alla fine del video così che potrete capire molto meglio la nuova moto. Che moto scooter consigli per un 14enne? Dipende tutto da quello che vuoi fare tu. Se vuoi un mezzo di trasporto, prenditi uno scooter. Ovviamente ti consiglio minarelli orizzontale raffreddato a liquido. Se invece ti piace veramente la bike life, prenditi una moto a marcia, ovviamente un po' decente, un HM, un Beta, un Valenti, un Fantic, non moto del 98. Ti comprerai mai una Talaria? Allora, la Talaria era un'opzione per la nuova moto, però non penso che la comprerò perché alla fine è uguale al 50, quindi volessi fare un piccolo viaggetto anche solo di 60 km, non posso farlo perché appunto la Talaria è un 50 e poi se si scarica è un bel casino. Sto imparando handscrape, consigli o un 50 originale? Allora, se impenno un 50 originale non venire a chiedere a me, perché sei già un mostro, io il 50 originale non so impennarlo. Scrivimi che dammi dei consigli per fare handscrape perché non sono capace. Quali oggetti hai in vendita su Subito? Allora, in questo momento l'HM e il booster e basta. Ma la pitbike ce l'hai ancora? Allora, la pitbike non ce l'ho ancora, l'ho venduta, anche se mi dispiace perché non l'ho utilizzata come appunto avrei dovuto utilizzarla. Quest'estate tornerà la bike life con tutti? Assolutamente sì, tornerà la bike life con tutti, intanto il sole mi sta accecando. Tornerà la bike life con tutti, anche perché mi sono sentito con Zela, con Vespa, eccetera, e faremo tanti tanti video in bici anche perché vogliamo veramente imparare dei bei trick. La tua prima moto? Allora, la mia prima moto è stata la pitbike, se intendi moto. Se intendi proprio veicolo, è stato un Peugeot Speedake. Avevo 15 anni e ho preso il Peugeot Speedake. Ve lo scrivo qua, andato a cercare, era una merda. Quando un 125? Allora, ti dirò che la domanda ti spiazzerà un po' perché non ci sarà mai un 125. Ripeto, parliamo della nuova moto verso fine video. 125 preferito? Penso che tra tutti preferirei l'YZ, perché lo vedo ovunque ed è tipo... wow. Dove è finito il CRF450? È già stato venduto, è da tipo un anno che mi rompete le palle questo CRF450 e l'ho venduto, era stargato, non potevo guidarlo, era tutto un casino, andavo a rischiare veramente troppo a girare in strada, a girare in zona industriale eccetera, ho detto non voglio questi problemi, ovviamente ho ragionato un po' decentemente, ho detto basta, lo vendo. Perché non dai via l'HM e ti fai la patente A2 e ti prendi un bel 450 per fare stunt? Ripeto che ne parliamo a fine video. Perché non ti compri un 125 e lo elabori? Stessa risposta di prima, non voglio più elaborare moto, voglio una moto che io prendo e vada già forte, senza bisogno di metterci le mani, perché ogni volta che metti le mani su un veicolo ti dà problemi, è sicuro al 100%. Trick preferito in moto? Allora, mi piace tantissimo quello lì dove, non so bene come si chiami, quello lì dove impenno con i piedi sulla sella e metto il piede destro attaccato al telaio sotto, non so bene come si chiami, oppure anche la grattata di codino molto figa. Cos'è successo alla frizione poi? In sostanza non avevo piegato la linguetta del sigillo, o meglio della sicurezza del dado, si era svitato il dado e mi si era svitata la frizione semplicemente. Domanda per la mia ragazza, Alessia cambierai mai moto? Vieni qua che non ho voglia di cambiare gli Audi. Cambierai mai moto quindi? Sì. Sì. Ok. A breve. Grazie, per la sua testimonianza, grazie. Quanti anni hai? Quest'anno compio 20 anni. Moto più bella mai provata? Se vi dicessi la moto più bella mai provata, vi direi anche la moto che sta per arrivare. Quindi sto zitto e aspettate a fine video. Hai mai pensato di comprare un quad? No, non è il mio stile. Ho amici che hanno il quad, ma... adesso giù il diluvio. Adesso viene una grandine. Quante volte hai aperto il motore all'HM? Allora, ho fatto calcolo l'altro giorno, mi sembra che l'ho aperto 4-5 volte, completamente. Invece il cilindro ne ho cambiati 7. Gira per l'Italia. Allora, non vi voglio dare altri spoiler, ma con la moto che arriverà nuova, sicuramente qualche chilometro potrei farlo. Quindi un bel giretto o comunque qualche raduno un po' più lontano, come dicevo prima, si potrà sicuramente fare. L'elenco delle modifiche fatte all'HM. Allora, tutto il motore completo, quindi accensione, albero motore, cilindro, carter lavorati, pacco lamellare, collettore, carburatore, cassa filtro lavorata, marmitta, silenziatore e basta, cioè tutto il motore ce l'ho rifatto.
KTM SX, Honda CRF o Yamaha YZ? Come già detto prima, preferisco l'YZ. Situazione sentimentale, allora io sono felice con la mia ragazza, quindi sono felicemente fidanzato. Ovviamente qualche volta. Cosa? Qualche volta c'è da ridire. Cosa? C'è qualche volta da ridire. Lo so, ma lo so, è da ridire. Ok. Aiutatemi, vi prego. Aiutatemi, vi prego. Meglio Duke o Caballero 125? Allora, se intendi il Caballero, ovviamente quattro tempi, quindi quello naked, preferisco molto di più il Duke, a parte che il Caballero non l'ho mai visto in giro, meglio, forse qualche volta, ma non ho amici che ce l'hanno. Quindi non so darti effettivamente un riscontro, un parere. Ma sinceramente, vedendolo così, ti direi il Duke. Mi piace un po' di più e, boh, ne parlano tutti bene. Berlusca, rip, poverino. Hai la macchina? Allora, non ho la macchina, o meglio, ho la patente e ho la macchina di mia mamma, dato che io una mia non ce l'ho ancora. Ovviamente sarà un acquisto che dovrò andare a fare prossimamente. Però per ora utilizzo quella di mia mamma quando devo spostarmi. Quanto fa la tua moto con un litro? Penso 500 o 200 metri. Ti comprerai mai una pit bike? Allora, ti dico, probabilmente più avanti andrò a fare questo acquisto per distruggerla in un campo o in un bosco, perché è molto divertente, e per portarmi nuovi contenuti. Però per ora non, no, perché appunto sto andando ad acquistare il mezzo nuovo. In quanto tempo hai imparato a impennare? Allora, io non sapevo impennare. In un giorno ho imparato a impennare e ho grattato la targa. C'è il video sul canale, ve lo lascio qua nella linea alta destra. Dove ti trasferiresti per migliorare il tuo canale e magari anche il tuo stile di vita? Allora, penso verso Como, Lecco. O meglio, sarebbe figo, anche perché ci sono già tanti youtuber lì. E è un bel posto, è un po' in mezzo a tutto, e devo dire che sarebbe figo. Hai già in mente modifiche per il nuovo mezzo? Assolutamente sì, ho anche già delle collaborazioni in corso. Quindi raga, aspettatevi tutto sul canale perché sarà una hit allucinante. Cosa ne pensi del successo che hai avuto? Allora, devo dire che è molto figo, cioè mi piace molto e voglio ancora averne. Non perché sia affamato di successo, ma perché sono molto felice di questa cosa. E non voglio fermarmi a 50-60 mila iscritti, ma voglio continuare, arrivare ai 100k, prendere il... come si chiama? Il quadro, quello lì di YouTube. E voglio continuare, voglio farmi conoscere, voglio ancora tantissime altre cose. Quanto guadagni con il lavoro che fai? Allora, io, per chi non lo sapesse, in questo momento faccio ben tre lavori. Ovvero, il mattino faccio il gommista, quindi lavoro fisicamente. Il pomeriggio lavoro sui social, quindi YouTube, Instagram, eccetera. E la sera lavoro con una community di biker e non, la quale appunto tutti assieme si appoggiano a quello che è un business online per andare a guadagnare e per fare uno stipendio a fine mese. Tra tutti questi lavori, diciamo che a fine mese mi ritrovo un bello stipendio, anche perché come gommista prendo un classico stipendio da part time, come youtuber prendo anche lì all'incirca poco più di uno stipendio part time, e invece con l'ultimo lavoro, quindi lavorando dentro la community di biker e non, guadagno all'incirca più del doppio degli altri due. A proposito, per l'ultimo lavoro potete farlo anche voi, basta che avete 18 anni, un budget da investire e tanta voglia di fare, perché sono riaperte le iscrizioni, quindi scrivetemi in DM, vi lascio il link in descrizione appunto per iniziare a lavorare con me e iniziare a guadagnare come sto facendo io in questo momento. L'incidente più grosso che mi hai fatto? Allora, ero col booster, non stavo registrando, avevo appena montato le plastiche nere e succede che impenno in una via abbastanza lunga di Asti, avevo due amici in bicicletta dietro, tra cui Vespa e Simone. Succede che mi si rompe il filo del freno dietro, o meglio, si è rotta la leva che teneva il filo. Quindi io mi ribalto, non mi ricordo assolutamente nulla, anche se non sono svenuto, ma non mi ricordo veramente nulla. Mi sono risvegliato, se così vogliamo dire, io coricato per terra con una gamba sotto appoggiata all'asfalto, il booster e una gamba sopra il booster. Mi ricordo che mi faceva male le ginocchia perché me l'ho sbucciate tantissime. Però ero in pantaloncini corti e maglia maniche corte, non mi sono fatto assolutamente nulla oltre che avermi sbucciato le ginocchia. Lo scooter si è rotto, le carene sono esplose ovunque, il cavalletto si è piegato, le forcelle le ho storte. Ho fatto veramente un disastro. Ti senti soddisfatto di dove sei arrivato o non ancora del tutto? PS, ti stimo tantissimo. Allora, sicuramente quando avevo 1000 iscritti volevo arrivare a 5000, quando ne avevo 5000 volevo arrivare a 10, quando ne avevo 10 a 20, 30, 40, 50. In questo momento voglio arrivare a quelli che sono 100.000 iscritti entro fine anno, così che mi arriva il quadretto, come già detto, dei 100.000 iscritti. So che è difficile, ma si può fare, quindi controllate che siate iscritti, altrimenti cliccate quel pulsantino e aiutatemi, vi prego. Comunque, per ora sono soddisfatto ovviamente, ma non ci sarà mai una fine, perché ogni volta che arriverò a un certo punto vorrò continuare e arrivare al punto successivo. Bro, riesci a organizzare qualcosa con un altro youtuber, tipo una specie di raduno? Allora sì, quest'estate vorrò fare un raduno con Alessandro Carminati qui ad Asti. Quindi mi raccomando, state aggiornati su Instagram, vi lascio il link in descrizione per appunto informarvi su tutto e quindi anche partecipare ai raduni che organizzo con gli altri youtuber.
sei riuscito a superare completamente quel periodo di ansie che ti affliggevano? Allora, ti ringrazio per la domanda, perché appunto ti interessa questo. Ti dico, sinceramente sì, la maggior parte è andato via. Qualche volta può capitare, quando faccio qualche viaggio, magari un po' lungo, che mi sale un po' di ansia, ma riesco comunque a gestirla in qualche modo. Comunque sono al 90% fuori da tutta quella situazione e non auguro a nessuno di voi di esserci. Quante multe hai preso all'anno? Allora, non è una rata, che devo prendere 10... Una rata? Una rata. Tu paghi a rate tipo qualcosa, no? Non è una rata che devo prendere 1000 multe all'anno. Ti dico che non ho mai preso multe per ora. Cosa ti ha spinto a investire in un business? Allora, quello che ve ne parlavo prima, dunque, il mio terzo lavoro, quello che mi dà più di tutti quanti, semplicemente Domenico Renzetti, che è un altro youtuber, motovlogger, videomaker e tutto il resto, mi ha proposto questa cosa e subito gli ho detto di no, anche perché l'ho già provata tante volte, purtroppo andava sempre male. Non questa, ma altri, nel senso investire online, ci ho già provato parecchie volte, ma è sempre andato male. Dopo un po' vedevo che su YouTube i numeri calavano, quindi anche il guadagno, e invece lui aumentava, sia di guadagno, sia di numeri, sia vedevo che continuava ad andare avanti con questo business. Allora l'ho chiamato e gli faccio: Domenico, ascolta, vorrei provarci. Ci ho provato e da 4 mesi a questa parte mi sono completamente svoltato vita. Quindi ragazzi, se volete farlo anche voi, contattatemi su Instagram in DM e lì vi dirò molte più cose, mi raccomando. Ti piacciono le auto? Assolutamente sì, ma non ho la stessa passione che ovviamente per le moto. Quando una giornata in pista si dovrebbe organizzare, soprattutto con le pit bike, che è molto molto divertente. E Pachi, come siete diventati amici? Allora, non siamo amici, siamo conoscenti, non ci andiamo a prendere una pizza assieme. Ogni tanto può capitare, però non ci scriviamo così tanto tutti i giorni. Diciamo che ci siamo conosciuti al raduno di Bosco Nero dei Gorilla, ed è un ragazzo veramente molto 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 bravo, simpatico, ed è pure un coglione, beh, lo sapete. Ma comunque gli mando un grandissimo bacione, perché sicuramente starà guardando questo video. Ciao Pachi. Andrea Inzoli mi scrive: ho comprato una nuova moto, lo sappiamo, e quando arriverà la mia sarò pronto a darti merda. Che velocità massima hai fatto con il CRF? Non lo so, non aveva il contachilometri, ma penso che i 150 li avrò fatti probabilmente. Dato che le domande sono finite, adesso passiamo a quella più importante, ovvero: quale sarà la mia moto nuova? La risposta è... Poi censuro, metto la censura così, tutto bianco e nero, sì. Perché voi non lo sapete ancora, ma dentro questo video c'è uno spoiler della nuova moto che apparirà tipo qua da qualche parte. Quindi raga, riguardate il video, scoprite il dettaglio, scrivetelo nei commenti e vediamo chi di voi scopre che moto è. Quindi raga, il video termina qua. Io posso ringraziare la mia ragazza che mi ha controllato la telecamera che non si spegnesse, perché questa è la seconda volta che registro il video, dato che ieri non ha registrato nulla. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. E se questo tipo di video, quindi risposte alle domande, vi piace, scrivetemelo nei commenti, così che posso portarlo o di nuovo con la mia ragazza, o di nuovo da solo, oppure con i miei migliori amici. Sarà una cosa molto figa. Quindi raga, noi ci vediamo con un prossimo video. Vi ricordo appunto di seguirmi su Instagram, di lasciare un like, un commento e di iscriversi, perché voglio arrivare a 100.000 iscritti prima di questo fine dell'anno. E se volete avere già tantissimi spoiler della moto nuova, abbonatevi al canale, così che potrete entrare nel mio gruppo Telegram. Costa solamente 99 centesimi, appunto, per avere tantissimi altri spoiler, sia di video sia di tutto il resto. E noi raga, ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys!